Ciao a tutti cari amici, la storia che vi sto per raccontare è dedicata a tutti coloro che il 31 maggio 2015 hanno scelto di non andare a votare e di astenersi. Bene, c'è una stanza all'interno della quale ci siete voi, cioè tu che mi stai guardando, insieme ad altri due ragazzi, uno dai modi molto poco maschili. Oh ciao, mi chiamo Andrea, questa mattina sono andato dall'estetista. Oh, quanto sei sciocchino, più o meno così per rendere l'idea. E poi c'è un altro ragazzo apparentemente normale. Ad un certo punto bussano alla porta, entra un energumeno enorme, palestrato, grande, che prende la porta, la chiude a chiave e si mette la chiave nella tasca. Ora io sfido chiunque ad andargli a fregare con la forza la chiave nella tasca di quest'uomo. Ad un certo punto l'uomo dice: allora, io adesso inculerò tutte quante le persone che sono in questa stanza, vale a dire tu, tu e tu. Però voglio essere buono, vi do l'opportunità di scegliere, volete essere inculati a secco o con la vasellina? Allora il primo a rispondere è quello un po' così, dice: ah, io voglio essere rigorosamente inculato a secco. Poi c'è l'altro un po' normale, dice: visto che oramai non c'è scampo, devo essere inculato per forza, preferirei essere inculato con la vasellina. E poi ci sei tu che indignato dici: io non voto, mi astengo perché non voglio assolutamente essere inculato. Allora il tizio si avvicina, ti guarda e ti dice: bene, visto che tu non hai voluto scegliere, visto che comunque uno ha scelto per un modo, l'altro ha scelto per l'altro modo, decido io per te, verrà inculato, anzi tutti verrete inculati a secco e poi sono cazzi vostri, naturalmente si divertirà solo uno dei tre. La morale della favola è che l'astensionismo non esiste, cari miei, perché nel momento in cui voi decidete di non andare a votare avete già votato, perché il vostro non voto andrà comunque ad influire sul risultato finale. Allora il 31 maggio prendete questa cazzo di matita e andate a votare, se non altro per il rispetto di tutte quelle persone che nel passato hanno lottato affinché il diritto di voto fosse alla portata di tutti. E soprattutto ricordatevi che il voto non è solamente un diritto, ma soprattutto un dovere. Se siete intelligenti non c'è bisogno neanche che io vi dica chi dovete andare a votare. Il 31 maggio vota anche tu, astensionista del cazzo, perché tanto tu non esisti. L'astensionismo, come vi ho già spiegato, non esiste. Buon voto e a presto. Ciao.